Mi trovavo in terrazzo con mio fratello, col quale giocavo. A un bel momento ho sentito un brontolio come di una pentola in ebollizione. Ero abituato a questi rumori perché conoscevo il rumore degli aerei durante i bombardamenti e mi voltai da dove veniva questo rumore. Vidi 5 o 6 aerei tedeschi a bassa quota. I primi volavano sui 300 metri, l'ultimo capimmo con mio fratello che non sarebbe arrivato a Bocca di Falco, l'unico aeroporto che c'era a Palermo. Infatti a 1,5 km di distanza, quasi sull'abitato di Tommaso Natale, vedemmo girare questo aereo e ritornò verso di noi. Passò così basso che noi che eravamo salite sulle tegole che servivano da copertura all'ultimo tratto di scala che portava in terrazzo, ci buttammo per terra. Sicuramente lo Junkers, come i tedeschi lo chiamavano simpaticamente Tante U, cioè Zia U, affettuosamente, era un aereo che non eccelleva in preziosismi, diciamo, stilistici di linea, di aerodinamicità. Era un aereo piuttosto goffo, un po' spigoloso, ma tanto goffo quanto robusto e affidabile in volo. Queste erano le caratteristiche di questo aereo, che fu prodotto dal 39, cioè dall'inizio della Seconda Guerra Mondiale fino al 44-45, in un numero superiore alle 2.800 unità. Se si pensa che questo aereo era affidabile in volo, dotato di motori abbastanza sicuri come BMW, di un'avionica per quel tempo affidabile, diciamo che possiamo definire sicuramente lo Junkers 52 un aereo grande, un aereo importante per la storia dell'aviazione, ma lo è di più tenendo conto che lo Junkers 52 diede inizio a quello che fu poi il vero e proprio sviluppo dell'aviazione civile, militare e da trasporto. L'aereo è stato molto difficile localizzarlo per due motivi. Primo, perché essendo proprio un aereo, cioè molto basso, sia con gli scandagli che con eventuali mire a terra, è un punto talmente piccolo che veniva difficile. Questo pescatore, che come tutti i pescatori bravi riesce a localizzare il punto al centimetro, quasi che fosse un GPS vivente, sì, no? E riuscì a farci buttare l'ancora proprio sull'aereo. Scendendo su questa cosa, le prime fotografie fatte da Gioacchino Barone erano in bianco e nero, volutamente in mezzo a delle nuvole di Antias naturalmente. Cominciamo a intravedere l'aereo, siamo scesi, abbiamo toccato il fondo, l'ala di insegnava 46.1, mi ricordo. A un certo punto, mentre guardavamo le eliche, quindi che questi motori stellari bellissimi, e quindi era la foto ricordo, non poteva che essere quella, naturalmente la sera, siamo arrivati, ci siamo riusciti, e venne fuori uno dei gronghi che poi abbiamo battezzato, forse tu l'hai battezzato, Beniamino, e in pratica era un nome tutelare dell'aereo, una specie di gigante per noi che siamo andati sott'acqua diverse volte, ma questo era veramente grosso, parliamo di circa 2,5 metri, se non di più, di grongo, una trentina di chili abbondante, che era praticamente all'altezza d'uomo e guardava direttamente negli occhi il suo interlocutore. In quel momento ero io che ero più vicino e devo dire che è stata un'emozione.